E allora, se tutto questo non esiste, che senso ha l'evoluzione? Che senso ha l'evoluzione se la farfalla è ciò che è? Voi siete ciò che è e la farfalla non è posta ad un gradino inferiore rispetto a voi. Si può allora parlare di evoluzione oppure tutto è già? E se tutto è già, che senso ha dire che la farfalla è sulla via di acquistare la mente e voi siete sulla via di acquistare la non mente, quando la non mente è tutto quanto ciò che esiste e la mente è soltanto la vostra astrazione? Ma allora, figli cari, perché sforzarsi, perché darsi da fare se la farfalla è tanto evoluta quanto voi? Non è più questione di usare il termine evoluto quando ci si inoltra in tali aspetti, poiché l'evoluzione scompare e ciò che appare è l'indivisibilità dell'onda della coscienza, che certamente si frantuma, ma ogni frantumazione è soltanto un modo che l'umano utilizza per dire a se stesso: io sono così, quella cosa è colà, io sono sopra di lei, lei sta sotto. Nella coscienza voi non siete che un'onda, e se siete onda, e se la farfalla è onda, che cosa ci sta a fare la mente universale? Nulla. È di nuovo una vostra astrazione, è di nuovo un mezzo per procedere in questa indagine che vi conduce sempre nell'unico punto importante, già preannunciato: la vostra insufficienza e la vostra incapacità di affrontare questa questione del non essere. Se voi non siete, se nulla è, eppure tutto è, allora dell'evoluzione non serve parlare. Tuttavia bisogna parlarne e noi stiamo parlandone a voi per portarvi a quel punto nel quale l'evoluzione muore e ciò che esiste è soltanto il puro accadere. Nel puro accadere non ci si situa, ci si ritrova, c'è una bella differenza. E nel ritrovarsi nel puro accadere non si usano mezzi per classificare, non si usano mezzi per graduare, ma nel puro accadere si è con gli altri pura onda. E poiché si è onda, non si etichetta l'onda e ci si immedesima nel proprio essere onda fino al punto da lasciarsi scomparire e da dimenticarsi di essere onda e da ritrovarsi nel non essere. Se invece voi vi situate, non troverete mai la chiave di volta per accettare ciò che è. Se ci si ritrova, lì c'è la chiave. Ma nel dire ci si ritrova non intendiamo che si pone la propria mente sul fatto di ritrovarsi, ma intendiamo che si pone fine al voler essere in qualche luogo. E nel momento in cui si pone fine al proprio voler essere in qualche luogo, ci si ritrova dove la coscienza è. Poiché l'uomo non si situa, ma si ritrova, l'uomo non è autore. L'uomo è nulla, e lì dove si ritrova non è un luogo, ma è un soffio, nient'altro che un soffio. Oggi è così, domani in un altro modo, dopodomani sarà ancora in un altro modo, naturalmente ai vostri occhi. E se oggi è in un modo e domani in un altro modo
e dopodomani in un altro modo ancora. Cosa significa ritrovarsi in un luogo se non accettare ciò che è?